Padova guida la classifica veneta dei contagi, una situazione che non accenna a migliorare da 2 settimane, che comunque permane da tempo, tanto da far coincidere la fase 2 con quella 3 dell'emergenza. È un assetto di guerra, quello che da mesi caratterizza la struttura ospedaliera, con reparti interamente dedicati alla pandemia e sospensione delle visite ambulatoriali e degli interventi non urgenti, e questo fino a che il numero dei contagi rimarrà su questi livelli. Non calano gli attualmente positivi, siamo da diverse settimane ormai sopra i 9.000 casi, oggi sono 9.352 le persone attualmente positive. È un numero importante che naturalmente ci impegna molto nell'ambito dell'assistenza sanitaria, in particolare ospedaliera. Stabilmente intorno ai 190 i ricoveri giornalieri, metà in area non critica, l'altra metà invece suddivisa in subintensive e intensive, il che fa capire quanto ancora il virus faccia paura nonostante le terapie utilizzate, i vaccini e anche la sperimentazione con i farmaci monoclonali somministrati finora ad una ventina di pazienti stiano portando migliori risultati di cura. Il dilagare della variante inglese infatti ha abbassato ulteriormente l'età media dei pazienti gravi o gravissimi, mai così bassa fino ad ora. Siamo attorno ai 65 anni attualmente, nei nostri 47 ricoverati in area critica. Si torna anche a puntare sul plasma dei pazienti guariti. Il migliore dei risultati però arriva dalla vaccinazione, che sia in ambito ospedaliero che nelle case di riposo ha fatto precipitare il numero dei contagi del 90%. La preoccupazione riguarda le nuove varianti, temibile quella brasiliana che già sembra circolare ma con pochi casi riscontrati. L'azienda ospedaliera sta richiamando anche il personale che non si è vaccinato al primo turno, tentando una moral suasion che ha già convinto al vaccino 20 tra operatori e sanitari. A novembre, dicembre appunto dell'anno scorso eravamo ben sopra i 300 positivi come cifra massima di personale interessato alla positività al coronavirus, attualmente siamo sotto i 30. La linea del dialogo con chi ha rifiutato il vaccino in prima istanza sta dando buoni risultati? Ma ritengo di sì, è importante il confronto, è importante il dialogo, è importante anche far vedere i risultati che il vaccino sta dando, sta portando nella comunità e nella comunità sanitaria in particolare. Adesso è Pasqua e tanta gente se ne andrà a viaggiare per il mondo, il terrore più grande è quello che arrivino delle varianti nuove in questo momento. Sì, dobbiamo, come dire, aspettarci un po' di tutto in sostanza, l'importante è essere preparati a individuare le positività e a intervenire di conseguenza.